Due corsie attivate in direzione sud, il traffico che torna sul vecchio tracciato. I tecnici del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato sono al lavoro per completare il ripristino della circolazione sulla Statale 16 all'altezza di Japigia, dopo che per mesi le auto erano state deviate su una bretella sostitutiva per consentire il completamento della variante ANAS nell'ambito dei lavori per il nodo ferroviario. Le lavorazioni proseguiranno in corrispondenza degli allacci lato Brindisi e lato Foggia per attivare la terza corsia, che sarà aperta al traffico tra sabato 20 e domenica 21 gennaio. L'intervento segna un ulteriore passo per il nuovo assetto infrastrutturale di Bari Sud in previsione del tracciato ferroviario di prossima realizzazione, spiega Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana. L'opera stradale è parte del progetto che RFI sta portando a termine per potenziare la ferrovia e al contempo rendere più funzionale la viabilità stradale, con benefici in termini di mobilità per l'intero capoluogo. L'intervento è strettamente collegato alla variante ferroviaria Bari Sud tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare e si è reso necessario per risolvere l'interferenza del futuro tracciato dei binari con la tangenziale di Bari e con via La Pira. L'interferenza è stata risolta mediante un innalzamento della livellata stradale per uno sviluppo di circa 1,4 km, al fine di mantenere inalterato rispetto all'infrastruttura stradale esistente l'ingombro planimetrico del corpo stradale. Sono state previste opere di sostegno del rilevato stradale costituite da muri in calcestruzzo armato. La prima fase di realizzazione della variante aveva previsto per l'appunto la realizzazione di questa viabilità provvisoria per la deviazione temporanea del traffico stradale al fine di consentire la costruzione della viabilità definitiva. L'investimento complessivo è stato di 33 milioni di euro.